Ancora una sconfitta per il Giulianova nel recupero della quinta giornata contro il Cinzia Albalonga. La squadra di casa approccia bene la contesa per poi andare sotto di 2 reti in 3 minuti di blackout e non riuscire nella ripresa a sfruttare la doppia superiorità numerica. Del Grosso conferma per 10 undicesimi la squadra che aveva pareggiato contro il Tolentino, con l'unica eccezione di Fossati per l'infortunato Cipriani a centrocampo. Formazione tipo anche per Venturi con la difesa a 3 e Loggiano che rientra in coppia con Barbarossa alle spalle della prima punta Cardella. Buono l'approccio dei padroni di casa che sfiorano il vantaggio al 12° con Pedalino che fallisce un rigore in movimento spedendo incredibilmente fuori. Ancora Giulianova pericoloso al 16° quando Di Lollo su punizione spedisce di pochissimo sopra la traversa. Non concretizzano i padroni di casa che dopo un buon avvio subiscono la rete del vantaggio ospite al 29°. A fondo di pace cross dalla sinistra e fallo di mano di Danna. Il direttore di gara Boiani decreta il calcio di rigore. Cardella dagli 11 metri insacca all'angolino dove Amadio non può arrivare per l'1-0 ospite. Blackout del Giulianova che accusa il colpo e dopo 2 minuti incassa anche il 2-0. Azione manovrata degli ospiti, il cross tagliato dalla sinistra per Barbarossa che anticipa tutti di testa, Amadio compreso, e fa 2-0 per i laziali. Doccia gelata per i giallorossi che si ritrovano sotto di 2 reti e costretti a recuperare. In avvio di ripresa Del Grosso prova a dare maggiore incisività in avanti inserendo l'esterno offensivo campano Paudice per D'Antonio, ma è il Cinzia Albalonga a sfiorare il tris in 2 occasioni, saggiando i riflessi di Amadio che prima si oppone alla diagonale di Cardella spedendo in corner per poi alzare sopra la traversa su Di Cairano. Al 12° l'episodio che potrebbe cambiare l'equilibrio del match, a gioco fermo per un fallo su Campagnacci, Rosania commette un'ingenuità rifilando uno spintone a Danna, l'arbitro vede ed estrae il rosso diretto nei confronti del difensore laziale che lascia i suoi in 10 uomini e il Giulianova ne potrebbe subito approfittare al quarto d'ora, ma la girata dal limite di Campagnacci si stampa sulla traversa, è l'emblema di una giornata storta per i giallorossi che nonostante si trovino a giocare in 11 contro 9 al 25° per l'espulsione per doppia ammonizione di Cairano non riescono a sfruttare la doppia superiorità numerica, mancando di efficacia negli ultimi metri. L'Albalonga si chiude nella propria metà campo a difesa del risultato e non concede di fatto più nulla. In pieno recupero al 49° l'incursione di Paudice dalla sinistra, l'appoggio per Pedalino e l'opposizione con il corpo della difesa a dire no anche al gol della bandiera. Troppo poco per un Giulianova incapace di reagire allo svantaggio che rimedia la 4ª sconfitta in 5 partite, rimanendo ora fanalino di coda del girone, seppur con un'altra gara da recuperare contro il Porto Sant'Elpidio, ma dovrà essere tutta un'altra musica. Purtroppo è un momentaccio, dobbiamo capire cosa c'è che non va. Cercheremo di fare quadrato, un attimino guardarci in faccia e cercare di superare questo momento. Tutto qua. Peccato perché il Giulianova aveva approcciato bene la partita, aveva avuto anche un paio di occasioni importanti ad inizio gara, poi ci sono stati 3 minuti di blackout totale. Sì, ma purtroppo sono diverse partite che parliamo sempre della stessa cosa e sì, sinceramente sono anche un po' stufo perché parliamo sempre di un Giulianova che dovrebbe meritare di più ma che invece purtroppo ogni volta ricade sempre nello stesso errore. Siccome è una cosa che capita spesso, dobbiamo un attimino guardarci in faccia un po' tutti quanti. Io, come ho sempre fatto nel calcio e nella vita, ci metto la mia faccia, mi prendo tutte le mie responsabilità, però è necessario che l'allenatore non va in campo, quindi è necessario che tutti quanti si prendessero le proprie responsabilità. Che cosa è mancato soprattutto nel secondo tempo in cui il Giulianova non è riuscito a costruire insomma, quello che avrebbe dovuto, una girata di Campagnacci contro la traversa al 15° è troppo poco per una squadra che gioca con 2 giocatori in più. Amadio quante parate ha fatto vere? Rispondetemi. 2. Quindi questo fa sì che il calcio è fatto di episodi.
Noi abbiamo preso un gol su calcio di rigore, abbiamo preso un altro gol che lo devo rivedere, su un cross molto bello, l'inserimento di un attaccante, un intervento di Amadio su un altro, sul secondo tempo, che ha salvato il terzo gol. A me non mi sembra che Amadio abbia sofferto più di tanto. Noi abbiamo, se Pedalino avesse fatto quel gol, magari stavamo parlando di una partita diversa. Però siccome non queste cose le tengo per me, perché io faccio l'allenatore e faccio diverse riflessioni che chiaramente non dico in TV. Però il calcio è fatto di episodi, probabilmente a noi gli episodi non ci vanno a favore. Il problema è che gli episodi, io penso che gli episodi uno se li deve anche andare a cercare. Probabilmente manchiamo in questo, perché è una costante che ci capita. Guardiamo Vasto, guardiamo Tolentino, guardiamo oggi, ed è così. Quindi andiamo avanti, ripeto, la società fa le sue valutazioni, io sono sereno perché io so il lavoro che faccio con la squadra.